Ciao, io sono Johnny95 e oggi ci troviamo su CTR Nitro Fueled. In questo episodio ci manca solo la gemma viola. Nello scorso episodio abbiamo preso quella gialla e adesso ne appunto ne abbiamo 4. Spero comunque l'audio si senta bene rispetto all'audio di gioco. E sì, la gialla ci sta come gemma. La blu è un po' più azzurra che più che altro, però va bene. E questa volta usando Megumi, che è la quinta delle 5 della collezione di quel pacchetto skin, andiamo a fare la gemma viola. Ultimo torneo. Ok, fiale di Ru. Prima pista, coppa gemma viola. Penso siano le piste dei boss. Contro i boss. E contro i boss anche. Ok. Andiamo di farcela. Tanto vi dico che questo, cioè, sarà per un po' l'ultimo video di CTR, perché devo farmi le chiavi di zaffiro e a voi probabilmente non vi interessano, e poi le chiavi d'oro. Quindi sicuramente per un po' non ci saranno video di CTR, e probabilmente vi porterò una serie al suo posto, poi quando torneremo con CTR vi farò le chiavi di platino. Poi dopo faremo sia uno che l'altro, non è che adesso quando riporto CTR tolgo l'altra serie, finisco anche l'altra serie giustamente. Poi spero che naturalmente vi possa piacere. Nella scorsa settimana vi ho portato P-Crafter, poi mi dite voi se vi va bene come gioco. Io vi porterò la serie fino a quando finisco il, come posso dire, i biomi, le zone da sbloccare, perché voi c'è il prestigio e quel prestigio si torna, ecco, sapevo, ad un bel distacco, si torna indietro, si torna all'inizio, quindi magari è un po' più noioso e vi porto ancora meno video. Ma poi dipende da voi, se vi interessa ve le porto anche più spesso. Siamo solo in 5, siamo io contro 4 boss. Che sono i 4 boss delle 4 zone. 9, 6, 3, 1. Quindi questo è anche, nonostante comunque non sia un gettone, anche la gemma è diversa dalle altri colori. Infatti qui siamo solo in 5, io sono preso 9 punti, 6 Ripper Roo, Comodo Joe 3, Poppy Pop 1, Pinstripe 0, quindi Pinstripe fa schifo. E ovviamente io domino, quindi lasciate un like perché non merita. Andiamo avanti. Seconda piramide di Poppy Pop, quindi quella appunto sua, pista. Come potete vedere ho cambiato l'indicatore, così non mi dà più fastidio, preferisco questo. Grazie per la bomba. Non so chi è stato a tirarmela, ma io ti riprendo. Passa davanti e riperro. Dai, dai. No, l'ho mancato. No, non salto lì perché mi becca. Sapevo io. Se saltavo la crociatoia mi beccava e mi faceva cadere. Quindi dovevo per forza. Vediamo se ci riesco. No, non ci riesco. Ho voluto provare, cioè. Vabbè, non facciamo scorciatoie perché altrimenti rischio. Quella lì è una scorciatoia veramente un po' complicata dal mio punto di vista. Poi magari per alcuni di voi che guarderanno il video diranno che è una cavolata, ma ecco. Dai, che arrivo terzo, perfetto. Levati che ci sorpasso. È sempre Ripper Roo davanti, ma Ripper Roo non dovrebbe essere il primo boss, quindi dovrebbe essere quello più indietro. Però vabbè. Ti sorpasso io. Ma vabbè, però . Ce l'avete con me allora.
terza, o comunque seconda. Ha preso la... Ho saltato la fiala. Lui ha preso, io l'ho saltata. Non so come, pensavo di prenderla pure io. Dai che vogliono ostacolarmi. Devo arrivare davanti io. Non mi posso nascondere che il fatto che il progetto che sto facendo per il canale mi sta occupando una marea di tempo che non avete idea, perché io sono lento a fare le cose, però è anche una cosa molto lunga che qui non mi posso neanche spoilerare cos'è, perché voglio darvi proprio la voglia di sapere cos'è, un'attesa nel canale. Ma vabbè. Il duro lavoro paga sempre. E arrivo ancora primo. 18 punti, il secondo 12, quindi abbiamo un distacco buono. 40 monete. Prossima gara. Minia del drago, quelle di comodo giù. Arrivo prima che nato pista, non ti preoccupare. Cioè, non è un progetto, è un progettone, cioè non so. Ma vai Dute, è una roba incredibile, che poi quando la vedrete, cioè magari all'inizio no, perché è una cosa che andiamo pieno, se no prendo la bomba. È una cosa che diciamo non verrà subito tutta avanti. Ce l'ha comunque qualche segreto che vi terrò da parte per il futuro in quella serie che sto cercando di portarvi. Se voi vorreste sapere, ma è difficile proprio per me tenervi nascosto, vorrei dirvi quello cos'è sempre di Perù, eh. Ha preso pure il carrello. No, non prende la fiala, bravo. Bravo che hai preso quello. Prendi anche questo. Se arrivassi in secondo sarei comunque davanti quei punti. L'ultima gara forse non lo so, ma devo... ci proverò. La gemma viola deve essere mia. Non avete capito niente. Poi non so quanti video state vedendo in questo periodo e chi sta vedendo i video, perché non state commentando, quindi non lo so chi ha visto il video. E quindi posso solo dirvi che questi giorni ho problemi di connessione, quindi abbiate pazienza. Il duro lavoro paga sempre. Sto facendo il possibile per caricare più video possibili. Ah, scusate il gioco di parole. 27 punti, vabbè, non è un bel numero, però ok, andiamo avanti. R Perù, secondo, 18 punti, quindi se noi arriviamo secondi abbiamo comunque il nostro prima posizione. Continua, prossima. Ok, quarta e ultima gara è ovviamente quella di Pinstripe. Pinstripe, non come definitelo voi. Comunque la serie che metterò al posto di questa per il periodo, poi magari sarà, diciamo, più avanti tutte e due ci saranno, ma per adesso dovrà sostituirla, perché devo avanzare in questa serie, in questo gioco, per senza registrare, perché sicuramente delle zaffire e delle oro non ve le frega niente. Quanto sto andando male? Ok, perfetto. Ah, colpa tua. E quindi devo per forza giocare per conto mio per prendere quelli lì. Stavo per cadere. Perché so che a voi interessa solamente... Non l'avete scritto, perché io ve l'ho chiesto, però voi non l'avete scritto. Non me l'avete detto. So che a voi interessa molto probabilmente... Tanto l'ho preso. Solamente le platino, perché se riesco a fare le platino riesco a fare anche il resto, sono più difficili, sono quelle.
Però io dovrò completare le cose, quindi voglio prendere anche le zaffiro, anche se sono inutili da prendere, visto che le platino, quando prendi le platino, le zaffiro e le oro spariscono, come sostituiscono. Non è che vengono tutte quante, anche se io preferirei che ci fossero tutte. O anche quando tipo prendi una platino, ti rimane comunque il... Era quanto turbo, attenzione. Ti rimane comunque anche la zaffiro e la... e l'oro. Oppure sarebbe ancora meglio, e allungherebbe anche un po' il gioco, se inizialmente tu debba fare il... Tanto mi stanno dietro e non vorrei che mi raggiungesse. Devi fare il tempo per la zaffiro. Però se tu riesci a fare anche il tempo della platino, non ti dà la platino, perché il tempo è da fare quello della zaffiro. Solo dopo aver preso la chiave puoi prendere quella dopo. Sarebbe molto meglio così. Però vabbè, non sono io che programmo il gioco, e quindi non posso decidere io. Che poi fra un po' uscirà Crash 4, che non so quando lo prenderò. Non è detto che lo prenda proprio subito. E poi no, di sicuro non lo porterò subito, perché devo ancora portare gli altri Crash, e quindi facciamo le cose in ordine. Anche la barriera blu, quindi sono protetto. Adesso non più. Stavo andando avanti. Ma guarda che ti sta codato! Incredibile! Ovviamente su chi avete puntato per le scommesse? Chi deve vincere la gara? Ma proprio Johnny. Esatto. Avevate dubbi? No. Secondo voi? Secondo è Pistrapio, beh, mi sembra giusto, perché visto la sua pista si sarà allenato lui qui, no? Adesso mentre andiamo a vincere, perché sicuramente vinciamo, mi non cado 22 volte. E vi dico di lasciare un like e un commento se avete ancora lasciato. Abbiamo preso altri 9 punti, abbiamo fatto 4 gare, 4 primi posti, e quindi un like me lo posso meritare. Mi raccomando, guardate tutti i video, perché io ve li carico per voi. E non vi preoccupate se non, gli altri non guardano i video, l'importante è che lo facciate voi. Cioè, se voi, anche voi smettete di guardare i video, allora diventa un problema. Più gente c'è, meglio è. E più naturalmente alziamo gli iscritti, e più... adesso sto facendo questa schermata perché voglio spiegare questa cosa. Più alziamo gli iscritti, e più io posso portarvi cose migliori, contenuti migliori, qualità migliore. Ma questo dipende anche da voi, quindi mi raccomando, fate il vostro, diciamo, dovere, iscrivetevi e lasciate un like e un commento. E da questo momento potrei decidere di salutare uno di quelli che lascia un commento. Tipo, lasciate un commento in 10, saluto uno dei 10, non saluto tutti quanti. Se lo lascia uno, saluto quello che lo lascia il commento. Quindi mi raccomando, lasciate un bel commento per darmi la vostra valutazione. Andiamo avanti. Così vediamo il podio con la gemma. Gemmologo. Ovviamente. Adesso questa parte non la taglio, questa qua di caricamento. L'altra l'ho tagliata perché non parlavo, per accorciare il video. Questa qua, visto che mi ha passato il trofeo gemmologo, si può dire che ho preso tutte le gemme. E quindi sono OP, perché sto raggiungendo livelli incredibili. Adesso poi il prossimo video, che sarà quello delle prime platino da prendere sulle piste, ve lo farò un po' più avanti, quando ci sarà poi quando mi sarà portato un po' avanti delle cose importanti. Ma tranquilli che non vi lascerò vuoto, vi porterò un'altra serie nel frattempo. Intanto ho preso la gemma viola, primo posto, ho vinto io il torneo. Quindi lasciate un bel like, un commento. Se il video vi è piaciuto, condividete in giro, scrivetemi la vostra opinione, iscrivetevi al canale se siete nuovi, condividete ancora per aiutarmi a crescere, e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto!